Questo arriveranno. Buonasera, dottor Berardino. Buonasera. Buonasera. Intanto le chiediamo scusa, l'abbiamo fatto No, no, attendere. non sento, chiedo Ma... Ah, scusa. forse se si mette le cuffie Sì. riesce, ecco. Sente meglio adesso? Sì, Bene, abbastanza. bene. Se lo posso sistemare che c'ha proprio davanti agli occhi quella... Vabbè. Va bene, ecco, le chiediamo scusa, intanto io l'ho fatto attendere così a lungo, ma Prego. purtroppo il testimone precedente è andato per le lunghe. Ecco, dottor Berardino, vuole riferire alla Corte nel 1980 lei, diciamo, dove era in servizio e che ruolo ricopriva all'interno della Polizia di Nel Stato? 1980 ero dirigente della Digos di Bologna. Quando è che aveva cominciato la dirigenza della Digos? Credo nell'87, no, nel 78, Nel dal 78, 78, ho capito. Ecco, senta, fino alla, credo all'agosto dell'81. è stato dirigente della Digos Sì, e poi poi sono stato capo di gabinetto a Bologna, sì. della E questura, sì. successivamente Successivamente poi sono stato trasferito a Roma, da Roma a Firenze, da Firenze a Roma e da dove poi sono andato in pensione. ho capito, bene. Ecco, dottor Berardino, noi l'abbiamo chiamata per un episodio specifico. Ecco, lei ricorda dopo la strage del 2 agosto se furono impartite delle direttive per la perquisizioni ai sensi dell'articolo 41 del TULPS? Dunque, io mi ricordo, e questo ce l'ho nitido il ricordo, che ero in ferie in quel periodo. Rientrai il giorno 2 agosto, nel primo pomeriggio del 2 agosto, e mi ricordo che il mio primo atto fu quello di sollecitare tutte le questure d'Italia a fare delle perquisizioni in ambito estremista, di destra e di sinistra, per verificare in quel giorno se i vari sospettati fossero in sede o meno. Di questo ho un ricordo molto, molto nitido. Del resto. Adesso ci arriviamo. Ecco, e partì l'ordine sostanzialmente, partì la sollecitazione. No, feci d'iniziativa. Ecco, senta, che lei sappia, anche Reggio Emilia, la questura di Prego. Radigo. Ci siamo? Io Ecco. sento bene. Non avere, forse perché ho la cuffia. Vediamo. Si sente? Si sente? Poco, ma si Io sento sente. poco, parlo un po' più forte, casomai. Sì. Va bene. Ecco, Perché non vi lei. munite anche voi di questo? Ce l'ha? Veda se è collegato bene. È collegato, si sente? Vediamo. Si sente Io bene? la sento Sì, perfettamente. perfettamente. Allora è collegato. Ecco, ricorda che cosa accadde, dottor Berardino, la mattina del 4 agosto? No, onestamente Non se lo ricorda. Lei conosceva il dottor Sisti? no. All'epoca era il capo della Procura di Bologna. Di Bologna, ecco, ricorda se la mattina del 4 agosto il dottor Sisti le fece una telefonata? A me Sì. non mi ricordo, può darsi, nei rapporti funzionali può darsi che l'abbia fatta, ma non mi ricordo assolutamente cosa volesse. Bene, allora in aiuto alla sua memoria c'è un verbale dell'8 ottobre 1983 reso davanti al giudice istruttore di Reggio Emilia, dottor Carlo Parmegiani, in cui è stato sentito il dottor Berardino e disse questo. Io. Sì, Berardino Francesco, guarda, faccia della sua firma, questa è la sua firma, immagino. Onestamente non mi ricordo, ma se c'è un atto. Sì, lei, Berardino Francesco, nato a Napoli 24 11 Sì, la firma è mia. 35, ecco. Ecco, in questo verbale, dottore, lei disse: la mattina del 4 agosto, non ricorda che ora, ma sicuramente prima delle ore 10, ricevetti in ufficio una telefonata del dottor Sisti, allora procuratore della Repubblica. Ecco,
il quale mi disse approssimativamente la frase seguente: "Sono a Reggio Emilia, qui ci sono i tuoi agenti. Ci sono novità?" Questa è la domanda che le fece il dottor Sisti la mattina del 4 agosto, in cui le comunicò di essere Reggio Emilia, quello che le ho letto. Ricorda questa affermazione, dottor Se Berosino? l'ho dichiarata, vuol dire che all'epoca me la sono ricordata. Adesso in questo momento fa più Questo fatica. momento, guarda, direi Ecco, lei ric non risponderei al giuramento fatto. ho capito. Senta, lei ricorda cosa rispose al dottor Sisti? Onestamente no. Se Ecco. c'è un verbale non posso che fare altro che riferirmi al verbale. Se io non posso fare altro che leggerglielo per ricordare la sua memoria. Prosegue dicendo: "Io risposi che si trattava di controlli che venivano effettuati a carico di tutti i ricercati di destra nelle abitazioni dei medesimi." Questo in relazione al telegramma che avevo fatto il giorno 2. Quindi conferma questa dichiarazione. Lei non sa se, diciamo, il dottor Sisti le comunicò dove si trovava No, in quel no, momento? assolutamente no. Sul punto lei riferì questo. Il discorso finì lì e non si parlò né di Bellini Paolo o Aldo o della Mucciatella, né che egli fosse stato sorpreso da agenti alla Mucciatella. Conferma queste dichiarazioni? Certamente, se sono le ho dichiarate, le confermo tutte. Diciamo, lei poi è venuto a sapere che il dottor Sisti si trovava alla Mucciatella il 4 agosto. Successivamente si venne a sapere, divenne di pubblico dominio. Si ricorda se divenne di pubblico dominio nell'agosto 80 oppure alcuni anni dopo? Lei chiede troppo la mia memoria. Ho capito, va bene. Ecco, senta, le fu fatta questa domanda che le rifaccio, qui non c'è la domanda ma si capisce. Lei, dal tenore della domanda che le fece il dottor Sisti, che l'ha detto prima: "Ci sono qui a Reggio Emilia, ci sono i tuoi agenti, ci sono novità", ebbe la sensazione che lui fosse a conoscenza che lei aveva ordinato quelle perquisizioni del luogo dove lui si trovava? Questo non glielo so dire. Allora. Fatto del mio telegramma del 2 agosto era un fatto di attività investigativa doverosa da parte Non nostra. c'è dubbio, ma infatti non c'è nessun rimprovero al suo operato. Era per capire che cosa No, lei sapesse onestamente non glielo so della dire. presenza del dottor Sisti nel domicilio di Aldo Bellini Non glielo e so della dire. famiglia Lei Bellini. tenga presente che io nell'83 non ero più dirigente della Digos. Ho capito, va bene. Su questa domanda lei rispose così. Dice: "Il discorso finì lì e non si parlò né di Bellini, Paolo o Aldo. Tale fu la mia interpretazione della frase rivoltami dal dottor Sisti. Non posso però escludere", e questo è quello che lei riferisce, "che il Sisti intendesse specificatamente chiedermi di tale fatto, sul presupposto che io fossi a conoscenza per aver ordinato la perquisizione, atto che invece era stato autonomamente posto in essere dalla questura di Reggio Emilia." Cioè, il dottor Sisti le fa quella domanda perché pensa che lei sappia di Ho aver ordinato la capito. perquisizione a Reggio Emilia. In realtà lei qua dice che lei diede Ho l'ordine di capito. perquisire, ma non chi perquisire, non i bersagli. Essendo state le questure interessate a svolgere questa attività investigativa di prima acchito, evidentemente lui pensava che, non so cosa pensasse, io non sono in grado di sapere cosa pensasse Sisti. Per me l'attività della questura di Reggio Emilia era più che normale su mia sollecitazione dell'ufficio. Ecco, si ricorda cosa successe nei giorni successivi al 4 agosto, quando, dopo questo episodio, che è un episodio un po' anomalo, Guardi, lei pensa che nei giorni successivi alla strage nel mio ufficio c'erano magistrati, i risultati di centinaia di perquisizioni, come faccio a ricordarmi delle cose? Non direi, cioè non sarei responsabile di quello che sto dicendo, insomma. capito, no, Se siccome. c'è qualche cosa ed è stato certamente riferito all'autorità giudiziaria, per cui gli atti
del procedimento sono più che... Sì, siccome però la Corte non li conosce, capito? Non conosce questo verbale, io bisogna che glielo legga, perché se no non riusciamo a far entrare queste dichiarazioni, capito? Giusto. Ecco, su questa domanda lei dice, successivamente, quando il dottor Sisti rientrò in sede, ebbe modo di vedere tutti gli atti relativi alle perquisizioni effettuate, tra cui anche quella della Mucciatella, in cui era esposto che Bellini Paolo era un latitante di destra. È possibile, come capo della procura e come capo del pubblico che indagava, penso che era nel suo diritto vedere tutti gli atti del perquisizione. Sì, ma quindi conferma questa dichiarazione che vide se tutti gli atti? Se l'ho dichiarato, confermo tutto. Bene. Sempre su questo punto le prosegue, anzi preciso che Sisti chiese e fu informato di tutte le perquisizioni effettuate, fra cui anche quella a carico di Bellini Paolo. Se l'ho dichiarato è tutto vero. Ho capito, quindi... Non confermo tutto, non posso non confermare, avendolo dichiarato dinanzi a un magistrato. Certo, quindi da questa dichiarazione si capisce... Dottor Prodi, mi scusi... E l'avvocato Fiormonti. Sì, certo. Può completare il capoverso fino al punto, se no... Sì, certo, certamente. Non so se abbia materialmente visto i relativi atti. Cioè, lui si informò di tutte le perquisizioni, compresa quella della Mucciatella, poi dice non so se abbia visto gli atti. Questo lo confermo, non lo so. Non lo so. Posso saperlo. Però è evidente che le perquisizioni con l'articolo 41 vanno trasmesse in procura. Non è che uno se le può tenere... Forse gli atti erano ancora in questura, non lo so. Non mi ricordo questo. Certo, però la procedura prevede la trasmissione in procura, certo, degli atti ex articolo delle, certo, perquisizioni anche ai fini solo di convalida. Certo. Lei ricorda se disse a Sisti che Paolo Bellini era un ricercato della destra? Non mi ricordo. Su questo punto lei prosegue, comunque parlando con il dottor Sisti, penso, anche se in questo momento non posso avere un ricordo preciso, di avergli detto che Paolo Bellini era un ricercato di destra. Possibile. È possibile? È possibile. Lei nei suoi dialoghi col dottor Sisti, sia del 4 agosto che successivamente, ebbe modo di sapere dal dottor Sisti che egli era presente alla Mucciatella, cioè Sisti le disse guarda che c'era anch'io alla Mucciatella il 4 agosto? No, ricordo assolutamente questo. Non si ricorda? Non posso affermarlo perché non me li ricordo. Ecco. Lei in questo verbale riferisce, voglio però precisare che il dottor Sisti non mi parlò più espressamente del fatto di essere stato trovato alla Mucciatella dagli agenti della questura di Reggio Emilia. Non mi parlò più. Non mi parlò più espressamente del fatto di essere stato trovato alla Mucciatella dagli agenti della questura di Reggio Emilia. So più sintaticamente infatti è un po' equivoco perché non si capisce se gliel'abbia detto oppure no. Ha capito? Lei non ha... Dice, non mi parlò più, vuol dire che gliene aveva parlato prima. Guardi il Presidente. Sintatticamente non mi parlò più. Quella frase che le è stata letta, sì, che è sua, viene trascritta come sua. Non mi parlò più della sua presenza alla Mucciatella, significa che una prima volta magari gliene aveva parlato, ma poi non gliene parla più. Ma credo che nel verbale dice, qui ci sono i suoi agenti, se non sbaglio, no? Se sono a Reggio Emilia, qui ci sono i suoi agenti, ci quindi, sono... Esatto, quindi quello è il riferimento. Tant'è quello dove si riferimento, perché nella frase successiva lei ebbe modo di dire, tanto che... Io venni a conoscenza di questo fatto, cioè della presenza di Sisti alla Mucciatella, solo quando la stampa ne parlò, esatto, cioè la stampa ne parlò 2 anni dopo. Esatto, esatto. Ecco, senta, quando lei venne a conoscenza dalla stampa della presenza di Sisti alla Mucciatella il 4 agosto, mi faccia finire, dottor Verdi, ma non posso ricordarmi. Lo so, ma io le devo parlare, la procedura... Certo. Non lo so quando la procedura prevede che se lei non ricorda almeno deve entrare il verbale, ma finché il test è in grado di deporre il, esatto, verbale entra solo se le viene contestato. Ha capito? Tecnicamente. Ho capito. Non lo faccio per... Allora, la domanda era questa, quando lei venne a conoscenza
della presenza di Sister alla Mucciatella, quindi un paio d'anni dopo, per effetto della stampa, lei si mise in contatto con la questura di Reggio Emilia? Ricorda di essersi messo in contatto? Non mi ricordo. Non si ricorda. In questo verbale riferisce: io allora telefonai, quando ho preso il fatto, per curiosità, alla questura di Reggio Emilia e mi fu comunicato che la circostanza corrispondeva a verità e che ne era stata fatta una comunicazione riservata alla Procura della Repubblica di Reggio. Ricorda questo dato? Se l'ho dichiarato, allora me lo ricordo. Quindi lei non era più alla Digos, però viene fuori la notizia e sente, esatto, il bisogno di, esatto, telefonare. Esatto. Ecco, sempre sul punto, lei spiega anche la telefonata che fece, il motivo, e dice: io telefonai anche perché poteva benissimo darsi che l'informazione fosse stata data a suo tempo ad un altro funzionario del mio ufficio, il quale poteva non averne tenuto conto in quanto irrilevante ai fini dell'indagine in corso. È possibile, perché l'ufficio era articolato in modo tale che tutte le notizie che arrivavano o che qualcuno percepiva faceva alla sua attività investigativa e in caso positivo veniva riferita all'autorità giudiziaria. Certo, e questo diciamo è nella normalità, ma un fatto di questo genere, e cioè della presenza del procuratore in un luogo perquisito, del procuratore di Bologna, non di Agrigento, certo, tanto per dire, quindi del luogo in cui era venuto il più grave fatto della storia repubblicana, diciamo, è una notizia che, sì, non è un fatto ordinario, ecco, diciamo così. Sono perfettamente d'accordo. È d'accordo o no su questo? Sono d'accordo, per l'amor del cielo. Però tenga presente che nell'immediatezza dell'avvenimento della bomba, dell'incidente alla ferrovia, chiamiamolo così, nel mio ufficio erano presenti costantemente i magistrati inquirenti. Certo. E quindi praticamente se qualcosa avveniva, sicuramente sono stati informati i magistrati. Non è proprio così. Non è proprio così. Produrremo alla Corte gli atti del procedimento disciplinare subito dal dottor Sisti per questo fatto, in cui ci sono le dichiarazioni dei sostituti che sono di segno opposto. Cioè nessuno sapeva nulla di dove fosse. Questo è il... Non so se qualcuno del mio ufficio si è comportato in maniera non corretta, questo non lo so dire. Adesso poi ci arriviamo, c'è qualche domanda su questo punto. Senta, il dottor Sisti si teneva sempre informato dell'andamento delle indagini, che lei sappia? Come capo del pool investigativo chiedeva e veniva informato, non solo da me ma anche dai miei collaboratori. Ecco, e quando si assentava dall'ufficio comunicava no. Dove andava? Assolutamente no. È sicuro? Beh, non mi ricordo che mi dicesse dove andava. Perché lei in questo verbale dice una cosa di segno opposto, adesso glielo dico, glielo leggo. Il dottor Sisti comunicava sempre telefonicamente il luogo in cui si trovava qualora fosse assente dalla sua residenza di Bologna, ovvero dove poter essere reperito. Se l'ho dichiarato vuol dire che è vero. Io non mi ricordo. Questo è quello che lei ha dichiarato per il dottor Berardino. Ha dichiarato che quando il dottor Sisti si allontanava dalla cosa normale, veniva notiziato il suo ufficio. Questo è il punto di... Ecco, lei ricorda se in questa circostanza il dottor Sisti comunicò di allontanarsi da Bologna e di recarsi in altro luogo? Mi ricordo. Non ricorda. Ecco, in questo verbale lei dice, afferma, non ho ricevuto la sera precedente, ovvero la sera del 3 agosto, la comunicazione che si recava a Reggio Emilia. Non posso escludere che l'abbia comunicata al suo ufficio e ai suoi collaboratori, ma questo viene escluso per altra fonte processuale. Quindi lei non fu avvisato, il suo ufficio non fu avvisato che esiste. Assolutamente. Ecco, va bene, io su questo verbale non abbiamo letto tutto, è l'unica fonte di prova che c'è. Ecco, sì, lei prima ha detto che sì, che diede l'input per perquisire tutte gli appartenenti sia alla destra eversiva che alla sinistra. Prego? Lei prima ha detto che appena avvenuto il fatto diede ordine, certo,
alle questure di fare una perquisizione iniziativa sia controllare per tutti gli estremisti di destra e di sinistra. E di sinistra. Ecco, questa cosa della sinistra la dice oggi per la prima volta, perché in questo verbale non dice questo. Dice soltanto della destra, se vuole glielo leggo. Può darsi che sia soltanto quella della destra. Perché lei riferisce che quando tornò in ufficio, siccome era prossimo l'anniversario della strage dell'Italicus, sì. Supposto come logico un collegamento tra l'attentato alla stazione e l'Italia, collegando cioè i fatti è vero. Agli stessi ambienti di estrema destra a cui era stato attribuito il precedente attentato ed in specie gli estremisti di destra della Toscana. Sì, per questo motivo ci ricollega alla strage, all'Italicus. Evidentemente, e quindi, come, questo è preciso, è giusto. E quindi l'ordine parte solo per la destra, esatto. E non per la sinistra. Di continua sì. Conferma di questo assunto, il giorno successivo 3 agosto, essendovi ancora più forte il sospetto in tal senso, dire mai come da documentazione che produco in copia, all'epoca al verbale, ordine a tutte le questure d'Italia di procedere a perquisizione dei domicili e delle residenze dei ricercati di estrema destra. Diciamo l'attività di indagine si indirizzò. Sì, effettivamente è così, perché in questo momento non ricordavo la coincidenza temporale dell'Italicus. Senta, a conclusione di questo verbale, a me interessa sostanzialmente che lei confermi queste dichiarazioni su 3 punti. Uno, che ricevette la telefonata di Sisti il 4 mattina, come ha dichiarato. Sì, e mi pare lo confermo. 2, il fatto che Sisti si interessò al rientro di Bologna a vedere gli atti delle perquisizioni. Certo. 3, il fatto che Sisti non la informò di dove andare, che andava a Reggio Emilia. Che andava a Reggio Emilia, che si allontanava da Bologna. Sì, e non diede neanche un recapito telefonico, no, non diede nulla. Quindi, diciamo, se uno cercava il procuratore in quei giorni, cosa faceva? Esatto. Non lo trovava. Non si trovava. Perché lei ricorda di averlo cercato la domenica per caso? Prego? Lei ricorda se per caso la domenica 3 agosto lo cercò? Ecco, esattamente. Quando, cosa che in realtà faceva sempre, perché comunicava sempre telefonicamente il luogo in cui si trovava, qualora fosse assente alla sua residenza di Bologna, ovvero dove poter essere reperito. Esatto. Questo è quello che disse allora. Senta, abbiamo bisogno di una conferma, dottore. Conferma queste dichiarazioni, sì. Cioè quando Sisti si allontanava nella generalità, anzi sempre comunicava dove era, tranne in quell'occasione. Esatto. Andò così? Sì. Ok. Va bene, senta, dottor Berardino, il suo ufficio, non so, il 7 di agosto del 1980 diramò a tutte le questure d'Italia un identikit. Le ricorda questa? Sì, sicuramente, perché entrava nell'attività investigativa, fu fatto. Adesso le faccio vedere questo documento, guarda. Arrivo un attimo di pazienza che... Eccolo qui. Era l'ultimo. Ecco, questura di Bologna. A tutte le questure, ecco, per la verità lo trasmette il questore, però è della Digos perché c'è il protocollo della Digos. Faccia vedere al testimone, per cortesia. Vediamo un po' la porta numero 1. Era il questore dell'epoca? Lei ricorda questo ordine? Questo evidentemente è una normale
trasmissione di un identikit, evidentemente fatta dalla polizia scientifica e trasmessa a tutte le questure d'Italia per l'identificazione. Ecco, bene. E questa viene il 7 agosto. Facciamo vedere anche la Corte, per cortesia. Ecco, il 12 agosto, il 12 agosto 1980, quindi a distanza di 5 giorni da quella diramazione, la questura di Reggio Emilia, in particolare la Digos di Reggio Emilia, risponde con questa nota, è la nota 12 agosto 1980 in cui comunica questo tanto. Comunica che l'identikit trasmesso dalla Digos di Bologna ritrae un soggetto somigliante a Paolo Bellini, estremista di destra. Sì, ed è indirizzato a voi. L'ufficio avrà fatto sicuramente gli accertamenti, poi gli esiti saranno stati trasmessi. Gli esiti sicuramente saranno stati trasmessi. Ecco, ma nel periodo in cui c'erano anche i magistrati presenti, quindi l'avranno visto anche loro. Ecco, adesso questo se i magistrati l'abbiano visto o meno, questo non lo so. Quello che so è che quella documentazione, quella risposta di Reggio Emilia non fu trasmessa alla Procura della Repubblica. A distanza di anni magari c'era qualche suo collaboratore che era addetto alla trasmissione. Evidentemente non fu trasmessa perché furono fatti degli accertamenti da parte di qualche collaboratore. Oppure non lo so. Questo non glielo so dire, perché attività investigativa non lo facevo io come dirigente, certo, in prima persona, immagino. Quindi non lo so in quale ufficio sia capitato e non l'hanno fatto. Questo non lo so dire, non sono in grado nemmeno di dire ma dove andare. La vista questa? Sì, no, non la prima. L'ha vista o no lei questa? Sì, l'ho vista. L'ha vista? La risposta dalla questura. Direi che sì. Evidentemente io se l'ho ricevuto l'ho passato ai miei collaboratori per le indagini, poi non ho più seguito, forse l'errore è stato mio di non seguirlo più. Sì, glielo dico io per sua... Sì, stia tranquillo, cioè, stiamo cercando di capire, capito? Ma io voglio essere di massima collaborazione, però nei limiti dei miei ricordi. Certamente. Quella nota gliela abbiamo detto, mentre... Che non sia stata... comunicata l'autorità giudiziaria, risulta da cosa? Adesso glielo dico, risulta dal fatto che quella nota fu rinvenuta il 12 di settembre 1981 e trasmessa in procura, o meglio all'ufficio istruzione, il 15 settembre, adesso le do i documenti. Allora evidentemente è stato qualche mio collaboratore che se ne... Io all'81 già non ero più dirigente, per cui adesso glielo stampo. Allora lui adesso sta bene e questa vediamo la Corte. Io non ero più dirigente alla Digos in quella data dell'81. No, questo è per sua notizia, cioè, lo so. No, siccome il Presidente ha chiesto siamo certi che non è stata trasmessa, siamo certi perché il 12 settembre 81 c'è quella nota dell'appuntato Giorgi che trova esattamente la nota del 12 agosto. Scrivania dell'ufficio documentazione, una lettera della questura di Reggio Emilia 12880 relativo all'oggetto, priva del timbro di arrivo di una qualsiasi decretazione da parte di un funzionario. La medesima lettera è stata consegnata da me al dottor Papa che si interessa della nota strada. Quindi quando lei l'ha vista era già priva di timbro d'arrivo. Prego? Quando lei l'ha vista era priva di timbro d'arrivo.
Quando è arrivata che cosa? La lettera? Quando è stata rinvenuta? Quando lei l'ha visto, quindi nell'immediatezza, il 12 settembre. E 12 settembre non ero più dirigente della Digos. No. La nota della Digos di Reggio Emilia è del 12 agosto. Lei ha dichiarato di averla vista. Che forse l'ho vista sicuramente, l'avrò passata sicuramente a qualche collaboratore per le indagini. Sì, rilevavo, siccome era privo di timbro d'arrivo un anno dopo, a maggior ragione lo era quando l'ha vista lei. Ho capito. Ecco, la trasmissione invece avviene... con questa nota, vede dottor Berardino, questa è un'altra nota che io non ho visto perché non ero più sì, certo, no, ma così la rende tutta di sì, tutta questa vicenda, capito? E anche evidentemente, evidentemente qualcuno ha quella nota della Digos. Non ha dato corso, non lo so dire, non gli ha dato peso, non lo so, non sono in grado di rispondere. Certo. Bene, invece, adesso le faccio vedere quest'altra nota. Te la faccio vedere, ecco, a seguito dell'identikit, quello trasmesso a tutte le questure, mi ascolti prima di guardarlo perché il ragionamento è semplice ma va seguito, ha risposto non soltanto Reggio Emilia ma rispose anche Lucca, la questura di Lucca, con una nota in cui diceva che l'identikit era simile a Marco Affatigato. Quella nota fu riassunta in questa informativa che fu questa trasmessa alla Procura della Repubblica. Li riassumo, quella di Bellini non è stata trasmessa, quella di Affaticato sì, l'una è arrivata il 12 e l'altra è arrivata il 14. Hai capito qual è? Sì, ma questo verbale non l'ho firmato io, questo rapporto. Certo, ma siccome era il dirigente della Digos, le stiamo chiedendo, è la Digos che trasmette. Lo so. E la firma. No, quindi questa è del 14 agosto 80. Sì. Lei riconosce la firma del funzionario? Il funzionario è Motica, era il vice, era il dirigente della Digos. Era il suo vice, era. Prego? Era il suo vice. Era il mio vice, sì. Quindi insomma, è possibile che abbia sì, magari visto anche l'altra. Esatto. Perché c'è questa, capisce, discrepanza. Beh, questa l'ha vista, questa di Affatigato. Prego? L'ha vista, questa di Affatigato. Questa qui l'ha firmata direttamente il vice dirigente. Certo, ma lei l'aveva vista? Era a conoscenza di questa nota della questura? No, perché dell'attività di polizia giudiziaria se ne occupava il mio vice prevalentemente. Quindi lui aveva i rapporti con la Procura. Ma questa non era un'attività di polizia giudiziaria normale, insomma. Comunque, prendo atto. Prendiamo atto, dopo riproduciamo tutti. Ecco, senta... Va bene, dottor Berardino, io diciamo, ho chiuso con l'esame. Grazie. Grazie. Questo dopo, un attimo, le parti civili, se hanno delle domande, poi la difesa. Sì. Questo documento di Affatigato è... Certo, lo produciamo. È nell'elenco su cui deve rispondere la difesa è tutta l'elencazione, perché riguarda tutto l'identikit sostanzialmente, capito? Comunque produciamo anche noi. Sì, lo produciamo adesso. Cioè, vediamo alla fine. Già nell'elenco delle richieste. Sì, ma non si è ancora espressa. Ho capito. Poi non c'è tempo. Possiamo... Noi non aspettiamo la. Esatto, grazie Presidente. Prego, le partisci. Dottor Berardino, buonasera, avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Ecco, tenevo, viste le funzioni importanti che lei ha ricoperto all'interno della questura di questa città, ecco, che lei riferisse da quando assunse le funzioni di vertice della Digos e in epoca precedente se aveva svolto attività investigativa su delega della magistratura in materia di terrorismo.
Tenga presente che sono stato anche dirigente del nucleo antiterrorismo. È per questo che le faccio la domanda. Esatto. Per cui allora avevamo un stretto legame con la magistratura e si lavorava per delega della magistratura e anche di iniziativa qualche volta quando c'erano notizie interessanti. Ecco, di quali indagini si occupò in epoche precedenti in materia di terrorismo di estrema destra? Mi ricordo adesso, lei avvocato, sono passati 40 anni, anzi 50, da quando ero dirigente di Duca antiterrorismo. Si occupò della strage dell'Italicus? Certo che me la ricordo. Ecco, ricorda quali magistrati, magari alcuni nomi di magistrati che... Allora, chi c'era? C'era il giudice Bella, sicuramente, Nunziata, sicuramente, Persico, sicuramente. Qualche altro non me lo ricordo. Ecco, quindi lei all'epoca di questi fatti, non entro nel merito perché il tempo è passato, ma conosceva, diciamo, l'ossatura, quantomeno lo sviluppo investigativo all'epoca, chiaramente, sulla strage del treno Italicus del 74. Sì, ma mi ricordo che la maggior parte delle indagini fu poi sviluppata dalla Procura di Firenze, dal dottor Begna. Ecco, ricorda con riferimento alla risposta che ha dato prima al dottor Proto, le è stato già letto il verbale, lei fa un collegamento all'estrema destra dicendo, in questo verbale che le era stato letto, glielo rileggo, poiché era prossimo l'anniversario della strage del treno Italicus, il 2 agosto, supposi come logico un collegamento tra l'attentato alla stazione e la precedente strage del treno Italicus, collegando cioè i fatti agli stessi ambienti di estrema destra a cui era in quel momento attribuito, eccetera, no? Sì. Quindi in sostanza, ecco, lei nell'agosto dell'80 aveva alle spalle, come alto dirigente della Digos, un bagaglio conoscitivo piuttosto strutturato sulle indagini della magistratura relative alla precedente strage del treno Italicus, è così? Sì, è così. E infatti la vicinanza della ricorrenza della strage dell'Italicus mi confortò nel fare quel telegramma di sollecito di andare ad accertare la posizione dei singoli estremisti di destra. Ecco, in che periodo invece ha svolto le funzioni di vertice dell'antiterrorismo? Subito dopo la strage di Brescia fino all'omicidio Moro. Quindi dal maggio del 74 alla primavera del 78. Esatto. In questo, è una domanda forse un po' retorica, mi scusi, in questo esercizio di funzioni lei ebbe modo di interfacciarsi, interloquire, avere comunque un qualche tipo di contatto istituzionale con i vertici del servizio segreto militare e civile? No, no, questo avveniva a livello nazionale. A livello nazionale? A livello nazionale. Ebbe dei contatti? Normali, quindi. Certo, no, è una domanda un po' retorica. Ma non certo dei contatti di collaborazione investigativa. Però dei contatti istituzionali, sì. Ecco, se le faccio il nome del generale Grassini come vertice del SISD, ne ha memoria? Ne ho memoria dalla stampa, ma non mai conosciuto personalmente. Ecco, il capocentro del SISD a Bologna nell'80, ricorda chi fosse? No, non credo che ci fosse nell'80 un SISD a Bologna, c'era già, che io sappia, no. Per quanto riguarda i sismi, se le faccio il nome del generale Giorgio Ferretti come capocentro del sismi a Bologna e del vice capocentro Gianni Ciliberti? Sì, Ferretti me lo ricordo, di Ciliberti no. Ecco, a memoria del fatto, è una circostanza già, diciamo, contenuta in provvedimenti giudiziari che questa difesa poi depositerà, a memoria o ha avuto conoscenza nei primi giorni successivi alla strage della venuta a Bologna del capocentro sismi di Firenze, Federico Mannucci Benincasa, no, che era molto interessato alla composizione, no, dell'esplosivo usato in stazione ed era anche sollecitante la nomina di un perito di nome Spampinato.
assolutamente. Di Spampinati il nome me lo ricordo, ma di Mannucci questo di Firenze non ne ho memoria, non me lo ricordo onestamente. In sostanza il suo ufficio, vengo quindi al 1980 agosto, ebbe una qualche informazione dai servizi di sicurezza che potesse indirizzare o comunque informare di qualche notizia riservata che il servizio poteva in via preventiva aver avuto sulle responsabilità? No, nella maniera più assoluta. Più assoluta. No, glielo dico perché salta fuori la città di Arezzo nell'immediato post bomba e poi ecco, in relazione a un soggetto di nome Rossi, un cognome piuttosto frequente nel nostro paese, ecco, lei di questa vicenda non ha mai avuto contezza. Il dottore ha condotto indagini per come? La strage? Glielo sto chiedendo. Ma perché non ha fatto indagini? O se ha avuto anche conoscenza negli ambienti investigativi, perché chiaramente c'è un piano, Presidente, anche non formale, dove un alto funzionario può avere notizie. No, ma io capisco, però sembra appunto che... Ecco, le chiedo, quali erano i suoi collaboratori nell'agosto 80 alla Digos di Bologna, i principali collaboratori? C'era il vice capo Modica... Poi non mi ricordo, penso che non mi ricordo chi fosse. Ma il suo ufficio fu coinvolto attivamente nelle indagini? Sì, o rimase fuori? Presidente, venne coinvolto pesantemente anche perché arrivarono da Roma un sacco di funzionari e un sacco di persone. E che quindi bypassarono totalmente? Bypassarono l'ufficio, voi. Esatto. Quindi voi non avete fatto... Bypassarono l'ufficio perché venne Roma con una squadra intera, non mi ricordo... Quindi le indagini le fece questa squadra. La maggior parte vengono svolte a Roma, tant'è vero che dopo ci fu una serie di arresti effettuati su... Quindi gli arresti di agosto, lei non c'entra no, niente. Come, chi erano queste persone che venivano da Roma? Chi erano questi funzionari che venivano da Roma? Della Digos, dell'Ucigos? Dell'Ucigos, della Digos, dalla Questura, non mi ricordo. Non mi posso ricordarmi... Ma so che vennero una caterva di funzionari e di personale che parlavano direttamente con i magistrati, bypassando l'ufficio addirittura. Ecco, le è già stato letto il verbale, mi riferisco al suo verbale sempre dell'8 ottobre 83. Ha già confermato questa dichiarazione dove ha riferito che era stata fatta una comunicazione riservata alla Procura di Reggio Emilia sulla presenza del dottor Sisti nell'albergo. È la Questura di Reggio Emilia che l'aveva fatta a Bologna? Esatto, no, alla Procura della Repubblica, le leggo il passo, io allora telefonai per curiosità alla Questura di Reggio Emilia e mi fu comunicato che la circostanza, quella di Sisti intendo, corrispondeva a verità e che ne era stata fatta una comunicazione riservata alla Procura di Reggio, lei ha confermato. Sì. Ecco, le chiedo, per sua conoscenza, ha visto delle prassi simili a queste dove una circostanza appurata durante una perquisizione è fatta oggetto di una comunicazione riservata alla Procura della Repubblica? Non è mai successo. Non è mai successo. La ringrazio. Da preliminare, se lei consente, alle videoriprese di questo processo, compresa la sua testimonianza. Lei può rifiutarsi e non verrà fatta nessuna ripresa. No, non ho nessun problema. Non ha nessun problema. Allora, adesso può leggere quella dichiarazione, Allora, lei conosce l'italiano, vero? Sì. Bene, legga pure. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ultima formalità preliminare, suo nome, cognome, luogo e data di nascita. Allora, cognome Rudolf, nome Astrid. Nata il 17/9 del 57 a Oldenburg in Germania. Bene. Buonasera signora Rudolf, io sono magistrato della Procura Generale, le faccio delle domande sì. Che riguardano il mese di agosto 1980. Siamo un po' in là con gli anni, però sì. Cerchiamo di aiutarla. Quei decenni. Cerchiamo di aiutarla con le dichiarazioni che lei ha fatto e anche esibendole un documento.
la prima domanda, cioè poi le chiedo di rispondere alla Corte. Io le faccio le domande a altre persone, però dovrebbe rispondere rivolgendosi alla Corte. Grazie. Allora, lei, signora Rudolph, ha lavorato al Top Residence nel 1980, che è un albergo, un esercizio di Passo del Tonale? Sì. Senta, che mansioni svolgeva? Segreteria reception. Segreteria reception. Sì. Senta, lei come segretaria addetta alla reception, provvedeva anche alla registrazione dei clienti sui registri quando era necessario, cioè quando accadeva sotto la sua attività? Sì. Sì. Senta, io le faccio vedere questo che è sottolineato. Dei fogli che sono delle fotocopie dei registri del Top Residence che riguardano la data del 2 agosto 80. Noi abbiamo evidenziato in arancione alcune parti proprio di quella data, uh-huh, su cui lei ha già deposto all'epoca. Sì. Uh-huh. Volevo sapere se lei riconosce la sua calligrafia in quelle annotazioni. Sì. Ecco. Lei può dire alla Corte che ne abbiamo un'altra copia, sì, per la Corte, esatto. Lei ha annotato dei nominativi, ha annotato quattro nominativi, sì, e poi anche nella pagina successiva mi sembra che ci siano gli indirizzi. E le date di arrivo. E le date di arrivo naturalmente di partenza, dovrebbero esserci. Ah, sì. Ok, quindi le ha fatte lei. Sì. Allora, lei può riferire alla Corte in che data sono indicati questi nominativi di suo pugno? Il 2 agosto. Il 2 agosto. Sì. Senta, il 2 agosto ci furono altri clienti in quella... Sì. In quella annotazione, in quel, sì, registro. Lei vede, può constatare che si tratta di nominativi, quelli evidenziati, che sono in fondo alla data del 2 agosto, cioè sono annotati per ultimi. Gli ultimi quattro, sì. Sono gli ultimi quattro di quella data. Senta, è l'annotazione in quest'ordine, per ultimo, rispetto agli altri clienti, lei diede un significato in occasione della precedente audizione ai carabinieri. Cioè, lei in che ordine registrava i clienti? Allora, se non ricordo male, normalmente in ordine di arrivo. In ordine di arrivo. Senta, lei ricorda le stanze dell'albergo quando venivano messe a disposizione e a che ora si cenava in quell'albergo? Allora, le stanze no. E perché io registravo, non assegnavo le stanze. E a che ora si cenava? Sinceramente dovrei tirare a indovinare perché... No, per quello che ricordo. Sì, sarà stato le 7:30. Senta, non lo so. Dal fatto che siano annotati per ultimi, lei che conclusione, che deduzione trae in relazione all'esperienza del suo lavoro in quell'hotel? Che sono arrivati per ultimi quel giorno. Ho capito. Le stanze venivano messe a disposizione fino a che ora? Se lei lo ricorda. No, ora, non me lo ora, e ora. No. So che potevano, mi sembra, o dalle 2 alle 3 fare il check-in, ma fino a che ora li tenevano libero non lo so. Senta, le faccio un'altra domanda. E se uno arrivava all'ora di cena, la stanza gli veniva data lo stesso, se aveva prenotato? Presumo di sì. Presumo di sì. Senta, in quella annotazione, come vede, c'è il nome di un certo Da Silva? Sì. E poi ci sono degli altri nominativi. Lei riferì che si trattava di un uomo con una donna e due bambine. Ha qualche ricordo specifico su questa persona? No. Ok. Va bene, io in base a quello che la signora ricorda e quello che è stato detto, non ho altre domande. Allora, tu la domanda.
Signore, scusi, sono sempre dell'ufficio della Procura Generale. Le pregherei, la pregherei di questo, perché rimanga nel verbale della registrazione. Le dispiace dirci chi sono quegli ultimi quattro nomi? Leggendoli da lì, ci dice per favore chi sono questi ultimi quattro nomi? Cioè, devo leggere i nomi? Sì, mi dispiace, sì, perché se no non perché siccome rimane registrato, sì. Se noi non li leggiamo, la registrazione non dice nulla. Col numero di registrazione pure davanti o solo i nomi? No, no, basta che lei ci dica i nomi e chi è l'ultimo del 2 agosto. Allora, Bonini Maurizia, Bellini Daniela, Bellini Silvia, Da Silva Roberto. Da Silva Roberto è l'ultimo del 2 agosto. Allora, penso di sì. Beh, perché dopo... Perché io non so se sono arrivati insieme o no, meno. No, ma dico, in quell'elenco in è l'ultimo. In quell'elenco è l'ultimo, perché sì. Dopo si inizia col 3 agosto, vero? Sì. Grazie, grazie signora. Grazie. Ok. Bene. Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Signora, buonasera. Buonasera. Una... forse scontata precisazione, ma doverosa. Lei prima, quando ha detto le 7:30, intendeva le 19:30. Ah, scusi, sì, certo. C'è quindi del pomeriggio. Sì. Grazie. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene. Allora, come si chiama lei? Mi chiamo Casagrande Savina. Nata? Nata a Sandrigo, Vicenza, l'8/10/44. Bene. Allora, risponda alle domande che adesso le fanno le parti. Sì. Buonasera signora Casagrande, sono magistrato della Procura Generale, le farò delle domande, mi sente? E la sento poco, ma la sento. Allora cerco di alzare il tono della voce. Lei alla fine degli anni 70 fino al 1982 ha lavorato al Top Residence, sì, di Passo del Tonale? Sì, ho lavorato fino all'82. Senta, che mansioni svolgeva lei al Top Residence? Non stento. Che lavoro faceva? Che lavoro faceva? Facevo, diciamo, segretaria, direttrice, facevo un po' tutto quanto. Io lavoravo in ufficio. Ok. Senta, lei si occupava anche della registrazione dei clienti quando arrivavano? La registrazione dei clienti, le formalità? No, la faceva la signora che è venuta dentro prima di me. Ecco, la signora Rudolph che ci provvedeva lei a registrare? Qualche volta mi capitava, ma generalmente quando c'era il cambio io ero solo esclusivamente in ufficio, oppure andavo alla recezione per chiarire magari o fare qualcosa che ero in grado di correggere. Ecco, lei dice ero in grado di correggere, quindi la signora Rudolph, se aveva bisogno di istruzioni, chiedeva a lei? Purtroppo stento a capirla. Se c'era un problema bisognava dare le istruzioni su cosa bisogna fare. Lei era la persona che istruiva? Sì, esatto. Se c'era qualche problema da risolvere, era lei. Lo dovevo risolvere io. Bene. Le facciamo vedere delle pagine di un registro del Top Residence. Ci sono dei nominativi che sono evidenziati in arancione. Non riesco a leggerli, mi dispiace. Non riesco a leggere perché ho la maculopatia, perciò ho difficoltà. Va bene, quindi... allora niente, non le faccio questa domanda. Però orecchie o occhi non funzionano più. Passiamo a un'altra domanda. Lei ricorda che orario di lavoro faceva circa e se nel caso si tratteneva per esigenze particolari anche dopo? Che orari faceva? Siamo nell'agosto 1980. Stento a capire quella la domanda che mi ha fatto. Fino a che ora si tratteneva in ufficio al Top Residence lei? Nel pomeriggio? Allora gli arrivi di solito erano nel pomeriggio dopo le 3.
potevano venire anche prima qualcuno o anche fino all'ora di cena, la sera, a qualunque momento. Ho capito. Io generalmente ero presente il sabato, il giorno del cambio vero e proprio, qualche volta anche la domenica, ma al massimo fino alle 6:30, 7, poi io tornavo a casa mia a 10 chilometri da dove lavoravo. Ho capito. E quando non c'era lei, chi si occupava dell'albergo? Allora, in genere la sera c'era il portiere, che era Gabriele Gavrilovic. Sì. Era lui che rimaneva lì perché dormiva anche dentro in casa. Sì. E, però in genere i problemi erano già risolti tutti, insomma, perché una volta che erano arrivati rimanevano magari qualche appartamento e le persone che arrivavano in ritardo avevano già l'appartamento assegnato. Quindi capitava che qualcuno arrivava in ritardo? Come? Capitava che qualche cliente arrivava in ritardo rispetto... Sì, sì, sì. Sì. Capitava che qualcuno... le persone che arrivavano a cena o anche dopo cena. Capitava queste persone. Sì. E in questi casi, quando si arrivava verso l'ora di cena o dopo cena, qual era la procedura di registrazione? Che cosa succedeva in pratica? Niente, venivano accompagnati nell'appartamento dal portiere. Dal portiere. E i documenti poi venivano consegnati a qualcuno, venivano registrati il giorno dopo? Questo stento a capire. Cioè, il portiere accompagnava nelle stanze, sì, portiere, prendeva i documenti, si occupava lui. In genere sì. E la registrazione la faceva lei o la faceva la signora Rudolph il giorno dopo? Allora, il giorno dopo poi io venivo ad avere i dati. I dati. Ecco, però le registrazioni erano sempre fatte o da Gabriele o dalla signora che Rudolph. Era, in quel momento era lei. Ho capito. In portineria. Io ero sempre, come dico, ero quasi sempre in ufficio. Senta, lei ricorda la consegna delle chiavi degli appartamenti? A che ora doveva venire le chiavi? A che ora si davano, no, di regola? Io personalmente chiavi non le consegnavo. Io preparavo il piano della distribuzione delle camere. Delle stanze. E dopo, una volta che era così, andavano in portineria, gli veniva assegnato la stanza e accompagnati negli appartamenti. Raramente capitava a me di doverlo fare. Senta, lei quando fu sentita dai carabinieri, che non so se ricorda che fu già esaminata tanti anni fa, stiamo sì, parlando del 24 aprile 83, disse: è prevista che la consegna delle chiavi degli appartamenti deve avvenire dopo le ore 17 del primo giorno di arrivo del cliente. Cioè, adesso io l'orario preciso sinceramente non me lo ricordo in questo, no, momento. No, in genere sto dicendo. Siccome in genere era, siccome partivano la mattina entro le 10:30, dove bisognava fare le pulizie, e poi gli appartamenti venivano consegnati successivamente, è logico. Ok. Sono cose che succedono anche al giorno d'oggi, insomma. Certo. E a che ora si cenava in albergo? Top Residence Hotel. Allora, Top Residence, a che ora? A che ora si cenava la sera lì? La cena? Gabriele? No, a che ora si faceva cena? La cena, la sera? La sera la cena era alle 7:30. 7:30, qui? 7:30, 8, non era fisso, però era abbastanza, perché i cuochi quando erano le 9 andavano via, insomma. Okay. Senta, lei ricorda con quale criterio venivano fatte le registrazioni? Se in ordine di arrivo? No, cioè arrivavano i clienti, venivano messi tutti quanti da parte su... dietro il bancone, venivano ammucchiati lì e poi la registrazione avveniva così, insomma, non è che il primo che arrivava poteva essere registrato per ultimo. Anche. Ecco, guardi, lei quando fu sentita nel 1983 disse: in linea di massima la registrazione dei clienti avveniva in ordine cronologico di arrivo. Può darsi anche che, allora, quello che io ho detto allora, logicamente, è sicuramente più vero, nel senso... Okay. Che ero più fresca, adesso a distanza di 40 anni. Certo, certo. Anche perché poi dipendeva dalla possibilità, perché a volte era la stessa signora Astrid o così, allora in quel momento non c'era il tempo materiale per registrare. Ecco, guardi, le fu chiesto... Diciamo che nel limite del possibile, via via che si aspettava, venivano fatti anche subito, anche perché poi... i documenti, sì, quando è ora di cena, venivano riconsegnati. Le fu chiesto, le furono chieste notizie sull'arrivo di un certo Da Silva, un cliente che era registrato. No, non capisco. Le furono chieste notizie su un certo Da Silva
che fu registrato per ultimo insieme ai suoi tre familiari. No. Lei disse: poiché dai registri dell'albergo risulta che il Da Silva è stato registrato per ultimo negli arrivi del 2 agosto 1980, potrebbe essere arrivato anche verso le ore 20 e anche più tardi. Conferma queste cose che disse allora? Se l'ho detto allora, sicuramente era quello che è più giusto di quello che posso dire oggi, insomma. Grazie, perché non ho altre domande. Quello che ho detto allora ero più fresca, oggi a distanza di 40 anni, la memoria, insomma, non è perfetta. Grazie, non ho altre domande. Sì, certo. Presidente, grazie. Sto in piedi finché ci riesco, poi casomai mi siedo, se le permette. Faccia come ritiene meglio. Benissimo, grazie. Io vorrei fare però un piccolo inciso prima per collegarmi un attimo a una delle ultime udienze in cui lei ha fatto una domanda a uno degli avvocati sul fatto del famoso abbraccio fra Bellini Paolo e il dottor Bevilacqua, perché lei aveva chiesto a che ora era, grosso modo, che giorno era, grosso modo, in che anni però, l'anno. E chi l'ha risposto ha detto che erano gli anni che andavano dal 79 all'82. Ora sorge un dubbio a me, che è quello: se nel 79 io ero Roberto Da Silva, come potevo conoscere il dottor Bevilacqua? Se nell'81, il 14 febbraio, ero arrestato in quel di Pontassieve, come potevo essere fino all'82 sotto i portici di Reggio Emilia ad abbracciare il dottor Bevilacqua? Questa cosa non è di quegli anni, non è nel periodo che va dal 79 all'82. D'altra parte, mi hanno fatto volare con il dottor Cisti tutto un anno intero, dall'81 all'82, mentre ero in galera. D'altra parte, mi hanno fatto entrare all'Accademia Militare di Modena, che io non ho mai fatto. Per cui la cosa non è quella che dovrebbe essere. Io il dottor Bevilacqua sapevo che era massone da una vita, dagli anni 80. E quando l'ho abbracciato, non è che l'ho abbracciato perché lui mi voleva abbracciare, perché ci conoscevamo e, diciamo, in un incontro fraterno. Anzi, era tutt'altro. Io gli andai incontro. È vero che disse alla signora Bonini: aspetta qua, ma non è che le ho detto fuchi, ferma lì, non ti muovere. Ma perché? Perché non volevo che lei sentisse cosa dovevo dire io al dottor Bevilacqua. Era il 1986. 86. 86. In uno dei permessi che avevo dal carcere di Forlì. È vero che mi avvicinai fraternamente con il sorriso per tranquillizzare il dottor Bevilacqua, ed è vero anche che lui rimase fermo con la sigaretta così in un braccio quando capì che mi avvicinavo a lui. L'ho stretto, ma veramente l'ho stretto, e in un orecchio gli ho sussurrato: ti porto i saluti del fratello Calvi, ti porto i saluti del fratello Calvi. Poi mi sono girato e me ne sono andato. Ecco cos'era l'incontro. E questo per chiarezza. Allora, io sapevo che lui era massone dagli anni 80, quando nessuno ancora sapeva. E il dottor Bevilacqua, mi risulta che andò in pensione molto più in là, che uscì la storia che lui era massone negli anni 93-94, dove io non posso avere fatto incontri con lui dopo il 93-94 seguire, perché 93-94, 95 ero detenuto, 95 sono andato sotto programma di protezione e sono rientrato io perché sono rientrato, perché giravano intorno i miei familiari, e allora dissi: meglio che rientro io che mi facciano qualche scherzo con qualche familiare. Ed era giugno, se non vado errato, del 97. Ora,
quando sono uscito dal programma io non ho accettato il contributo finale del programma, vale a dire allora erano 90 milioni di lire, non li ho accettati, come non ho accettato nemmeno i 130 mila euro del secondo programma di protezione che ho avuto, a differenza di altri, perché la collaborazione non è che la devi fare perché devi avere tutti questi soldi alla fine. E comunque il mio abbraccio, pensi un po', c'è chi per un bacio ha preso 500 milioni, il famoso bacio di Totorini, il famoso bacio di Andreotti. Se io avessi fatto o avessi parte arte nella strage di Bologna, come collaboratore, avrei chiesto miliardi, non 500 milioni. Avrei chiesto di andare sulla Luna e mi ci avrebbero portato. Però non ho niente che spartire con questa situazione. Al di là di quello, voglio narrare la storia di quando sono arrivato in Brasile, perché qua se ne sentono dire di tutti i colori, ma la realtà è ben altra. Io sono arrivato in Brasile nel 76, a ottobre mi sembra, stava iniziando il periodo delle piogge, poi c'è l'estate, perché i tempi cambiano, quando è inverno qui è estate là. Non sono stato nella foresta, vivevo a Rio de Janeiro, è vero che c'è una forestina lì vicino, ma non venivo dalla foresta. Poi che alguien era che vamo a parlare portoghese, io vou falar direto anche portoghese, non c'è nessun problema. Però, difatti, quando presi il brevetto brasiliano di pilotaggio, nell'aprile del 1979, io dovetti sostenere un esame di radiotelefonia in lingua portoghese. Se no non puoi decollare con un aereo, se non hai... Non si sente più? Ah no, si sente, io la sento. E qualcuno... Se non hai la radiotelefonia nella lingua del posto. Cosa ho fatto quando sono arrivato in Brasile? Mi sono guardato intorno, sono arrivato inizialmente dovevo essere ospite di un amico di mio padre che nulla aveva a che fare, mai avuto a che fare con la politica. Era uno che era scappato perché aveva sottratto soldi da contribuenti suoi come commercialista e non pagava, e non ha pagato, mi sembra, l'INPS e tante altre cose. Un botto di soldi allora. E cosa ho fatto? Guardandomi intorno, ricordo che lui, il primo approccio che ho avuto con lui è stato quando lui lavorava per una ditta che vendevano dei prodotti di lingue, corsi di lingue via cassetta, la vendevano a rate e lavoravano forte. E dove lavoravano? Lavoravano nei grandi hotel tipo Meridian, Rioton Palace, e lì conobbi tutte quelle donne che lavoravano nella stessa ditta, tra le quali Suelin Leite Brasil e Angela Rangel do Brasil. Naturalmente si divenne amici, anche intimi amici. E parlando così del più del meno, venne a sapere che se tu ti presentavi con due testimoni che dichiaravano, no, tu dovevi dichiarare la tua identità. Loro dovevano solo confermare che quella era la tua identità. Un gioco da ragazzi. Non c'è bisogno di coperture mega galattiche o tante altre. Perché è semplicissimo. Allora, magari oggi dopo gli esempi ricevuti avranno preso provvedimenti. Però non ho speso neanche un centesimo per fare questa dichiarazione notoria di chiamarmi Roberto da Silva, figlio di Maria Conceição da Silva, figlio di NN,
non che la mia madre facesse la mignotta come qualcheduno ha asserito. La mia madre ipotetica, per carità. Dopodiché mi dovevo guardare intorno. Allora, nel frattempo ricevevo due telefonate da casa mia, dove abitavo, in un ristorante dove un lancionette dove andavo spesso, e in un ristorantino di italiani, trattoria di italiani, dove andavo spesso. E le telefonate che facevano mio fratello, la mia ex moglie, sono state registrate, perché i coglioni, scuso il termine, mio fratello e la mia ex, si presentavano in un bar e cosa facevano? Chiedevano un gettone, andavano in cabina, chiamavano l'internazionale e dicevano: vorrei parlare con Barberio Lamberto, perché il mio nome, quando sono fuggito in Brasile, era Barberio Lamberto, a persona, cioè l'internazionale, quando c'era la persona che rispondeva all'altro lato, praticamente in Brasile, diceva, chiamava, diceva: c'ho la persona in linea. Ora loro con quel trucco dicevano al proprietario del bar: guarda, ho chiamato lì, appena sono il telefono è mia, perché la persona non c'era, ma avrebbe richiamato qui, gli ho dato il tuo numero. E hanno fatto delle truffe. Nel giugno 77 questa truffa è stata scoperta, ed era stato scoperto anche mio fratello, dai carabinieri di Parma. C'erano i nomi, i numeri di telefono, il posto, la via e con chi parlavano. Ora, se non mi sono corso dietro e non mi hanno preso, non è colpa di Roberto da Silva o di Bellini Paolo. Ero super ricercato, ero il più grande terrorista, estremista, nazista, quello che volete, però non ho visto che mi sono corsi dietro. Come vivevo in Brasile? Mio fratello mi portò, nelle due volte che ero venuto, 300 orologi. Piaget, Bommercier, Cartier, Pasulli. Li pagavo 25.000 lire l'uno e li vendevo 125.000 lire. Ora faccia il conto lei, perché la tassa di importazione sulle cose era il 300%. Sapevano che era fasullo, che non era originale, però il mostrare l'illusione. A Napoli hanno fatto... Li facevo a Napoli, li compravano a Napoli. Moltiplichiamo 300% e abbiamo 30 milioni di lire. Poi, ma questo perché? Perché un amico del signor Orzi Bruno, si chiamava allora là, Ugo Mistura, nome italiano, Antarctica, il soprannome che gli davamo noi perché gli piaceva bere una birra che si chiama Antarctica, ben geladina, cioè ben gelata, e allora di soprannome era Antarctica. Aveva una linea di aerotaxi e la cosa, aveva una certa età, voleva smettere, e la cosa mi sembrava fattibile sotto un certo profilo, perché mi avrebbe dato la possibilità di sviluppare il futuro, avendo io acquisito un'identità nuova, vera, anche se con dichiarazioni mendaci, vera. Tanto è che io ottengo perfino il visto d'ingresso negli Stati Uniti per andare alla Sierra Academy of Oakland, California. Tanto è che quando io in Svizzera, prima di partire per la Sierra Academy Oakland, California, prendo in affitto un Mercedes 280 S. Poi, diciamo che me lo rubano, non è vero, ho denunciato il furto e l'hanno portata in Italia. Adesso non posso dire chi l'ha portata, perché non vorrei che qualcuno saltasse sulle sedie e cominciasse a dire delle cose strane. Poi ne parleremo. Ora, la polizia elvetica è molto efficiente, ma di un'efficienza
che noi non possiamo immaginare, anche perché hanno attrezzatura, hanno tutto. Mi hanno tenuto mezza giornata al posto di polizia, perché d'altra parte ero brasiliano, documenti italiani, che cosa? Patente italiana e via discorrendo. E che cosa succede? E hanno fatto tutti gli accertamenti di questo mondo, avranno telefonato, brigato dappertutto, perché il pensiero che uno straniero viene con patente italiana, forse aveva già l'internazionale, non lo so, che poi non è una cosa impossibile prendere la patente internazionale, perché qualcuno ha detto, oh, aveva anche la patente internazionale. Vai all'ACI, paghi, ti danno, vai in prefettura e sono obbligati a rilasciarti la patente internazionale. Questo è il passaggio. E gli svizzeri mi ridanno indietro tutti i soldi che ho in tasca, ed erano parecchi perché partivo per gli Stati Uniti, il mio passaporto, tutto il resto io me ne sono andato negli Stati Uniti. Ma torniamo al Brasile, perché in Brasile non vendevo solo orologi, patacche, in Brasile facevo il venditore di pietre preziose per conto di Amsterdam & Sauer. Cioè al Meridian, al Rio Autumn Palace, c'era un negozio dei più grandi lapidatori del Sud America che si chiamavano Amsterdam & Sauer, ebrei, e io accalappiavo i turisti italiani e quelli con cui riuscivo a entrare in contatto, li portavo lì e gli facevo comprare pacchi di smeraldi, turmaline, topazi e quant'altro. E feci un seminario presso di loro e lì guadagnavo un altro botto di soldi. Allora devo fare i brevetti di pilotaggio. Dove li faccio? In Brasile? Non potevo, perché avevo ottenuto l'esenzione dal militare come sordomuto, con tanto di certificazione del centro dei sordomuti di Rio de Janeiro. Avevo ottenuto l'esenzione dal militare in questo modo. Come posso fare i brevetti di pilotaggio? Dove andare, non conoscendo nessuno che mi potesse appoggiare in questo discorso, ho detto, beh, torno in Italia, tanto sono documenti buoni, scusa, ho i documenti perfetti, ho i miei bei capelli ricci, ho due baffi che sembravo la pubblicità del Caffè Paulista, che famo? Torniamo in Italia. I ricci non sono miei naturali, io facevo la permanente una volta all'anno. E le signore, le donne sanno cosa vuol dire fare la permanente. Mi pitturavo anche i baffi neri, perché se io faccio crescere i baffi sono rossi, rossicci, marroncini, adesso un po' bianchi. Torno in Italia e vado a trovare il senatore Mariani e gli dico, guarda, io vorrei fare questo, 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 questo e questo. Benissimo. Vabbè, dice, adesso vediamo un po' come si può fare. E dico, aspetta, andiamo all'Aeroclub d'Italia, sentiamo dove c'è una scuola più vicino, magari se c'è, ogni tanto mi viene a trovare, se c'ho bisogno. Va bene. Vado all'Aeroclub d'Italia e mi dicono, guarda che a Rieti c'è un bravissimo istruttore, un bravissimo istruttore. Va bene. Con il Santor Mariani, un'altra persona, partiamo, andiamo a Rieti. A Rieti non c'è il volo motore, c'era il volo vela. Sarebbe stato bello iniziare prima col volo vela per prendere quelle capacità istintive di carattere, di sensibilità. Però io avevo bisogno del volo motore, dovevo fare ore di volo, perché per arrivare al terzo grado devi avere anche molte ore di volo e molti atterraggi in aeroporti diversi. A Rieti cosa ci dicono? Però, ed era il signor Zaza, però guarda, l'istruttore che è qua, che vive qua, insegna a Foligno. Contatta Foligno, ci fissano, e io vado a Foligno. Sì, sono andato con Santo Mariani a Foligno per guardare anche per gli alberghi e ne abbiamo visti due o tre. Poi siamo rientrati a Roma e un pomeriggio, sì,
un primo pomeriggio, il senatore Mariani mi dice: guarda, sto aspettando una telefonata di un signore che vive a Foligno e eventualmente ti accompagna lui, che ti presenta magari l'albergo che scegli, vedi un po' te. Va bene, andiamo. Mi do appuntamento al binario che va, deve andare a Foligno, Foligno, ancora, non è che ti puoi sbagliare. E dice: ma come lo riconosco? Gli ha chiesto questo signore che era poi l'avvocato Menicacci. Guarda, lo riconosci perché c'ha una camicia che sembra hawaiano, due baffi da pubblicità Caffè Paulista e riccio, che tu non puoi neanche immaginare quanti ricci ha. E difatti siamo incontrati, siamo andati a Foligno. Arrivati a Foligno, siamo saliti nel suo studio, mi ha presentato l'avvocato Giampaolo Properzi, che non è quel Giampaolo Properzi che vive a Foligno, che è un draghettino che vive di espedienti, perché ci sono due Properzi. Molte volte la gente si confondeva fra i due Properzi, tutti e due Properzi Giampaolo. Mi accompagna all'hotel, albergo, non hotel, Nunziatella, dove poi prenderò la residenza, e fissai, mi ricordo, un compenso per l'albergo. Dico: guarda, io non so quanto mi fermo, 2, 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi, può darsi anche qualcosa di più, a un prezzo molto basso, perché tenevo occupata la stanza tutto l'anno. Foligno non è che era Roma, Modena, Bologna, dove c'era un movimento di persone incredibili. Per loro avere una stanza occupata tutto l'anno andava bene, tant'è vero che io l'ho tenuta occupata per tutto il tempo che sono stato lì. Dentro c'erano i miei vestiti, le mie cose, la mia roba, avevo la chiave, entravo, uscivo, quando mi pareva. Mi sembra che fosse intorno ai 5.000 lire al giorno. I soldi non mi mancavano, perché io sono venuto dal Brasile con un botto di soldi in tasca. A prescindere che facevo la cresta anche sui miei familiari, una volta ogni 40 giorni mi incontravo con mia madre a Terrontola, partiva da Modena per non salire sul treno a Reggio Emilia, e veniva a Terrontola. A Terrontola scendeva nel barettino, stavamo insieme, ci scambiavamo quattro parole e mi lasciava degli altri soldi anche lei, perché io non volevo far sapere alla mia famiglia quanti soldi avevo in tasca, per il semplice motivo che sicuramente un giorno o l'altro si vedrà mio padre o qualcuno che dice: c'è un affare da fare, c'hai due soldi, è meglio che non lo sapessero. Tanto che mia madre diverrà il mio conto svizzero, altro che io conti svizzero non ne avevo. Mia madre diventerà il mio conto svizzero, ma poi ve le dirò anche perché dissi i conti svizzeri. I miei soldi se li nascondeva in un materasso e li cuciva. Ogni volta che ce li metteva, li cuciva, li cuciva. Era la mia mamma. Non mi avrebbe mai tradito, come invece hanno fatto altri, i miei familiari. Ho incominciato a volare, ho fatto le visite, no, tutti. Richiesta, nulla osta, tutto. Tutto, tutto lecito. Qualcheduno dice: ah, era una cosa troppo veloce, sicuramente aveva delle protezioni. De che? Io ho dei documenti sani, originali, veri. Potevo andare in Giappone, potevo andare dove mi pareva. Erano perfetti, non erano fasulli. Rilasciati dal governo brasiliano, brasileiro, da cabeza o pe. Cioè dalla testa ai piedi, mi scusi. E non faccio una vita dispendiosa a Foligno, non faccio una vita dispendiosa. Certo che la gente non fa niente, vola, spende i soldi in volo e devo mangiare bene 2 volte al giorno. Io ero più le volte che mi ero invitato a casa della gente perché ero la novità del paese, di tutti gli amici che mi stavo creando grazie agli amici, l'avvocato Properzi, tutti i benestanti, tutta gente che arrivavano anche fino a Perugia, Todi. Io facevo una colazione abbondante al mattino, poi alla sera ero sempre in baracca con questa gente. Raramente pagavo, raramente mi facevano pagare. Menicacci mi presenta, Properzi mi accompagna. Bellini, dica. Lei sta parlando da quasi 20 minuti. Le sue dichiarazioni sono molto interessanti, ma non sono strettamente legate al processo, ma
siccome no, sono dichiarazioni spontanee, io non le posso chiedere niente, non, nessuno le può contestare, mi dica come niente. Mi dica come mi devo comportare. Racconti la sua posizione difensiva, poi ma ci, la sarà, mia posizione, la mia... ci sarà un es- è inutile che racconti sì. i dettagli, lei può raccontare tutto quello che vuole, va bene. Nessuno potrà né controllarlo, né riscontrarlo, né verificarlo, quindi va bene. Vale per quello che vale. Quindi presenterò ci riassuma qual è la dico, tua tesi. Io stavo sì. a Foligno col soldi miei. Presenterò documentazioni certo. di tutto quello che dico, perché fa tutta parte di quei 92 giga di carta che ci sono in questo processo. 92 giga di carta. E allora. Quindi le do 5 minuti per concludere. D'accordo. Se vuole il Presidente parlerò un'altra volta. No, 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 delle cose specifiche in un altro momento. Riassuma la sua posizione. Allora, sta dicendo a Forlì, a Foligno, tutto quello vabbè, che ho avuto, Foligno, l'ho avuto, brevetti, l'ho avuto senza raccomandazioni, tutto senza niente, senza protezione di nessuno, così per le patenti, così per il porto d'arma, fucile, pistola, non l'ho mai avuto il porto d'arma di pistola. Mi sarei azzardato a non chiederlo mai, nonostante con... il tesserino per potere commerciale in prezioso avrei potuto chiederla e me l'avrebbero anche data, perché mi aspettava di diritto. Avevo la residenza, ero cittadino straniero sì, ma con fogli di soggiorno buoni, non fasulli. Poi un giorno Don Braglia, Bellini Guido, Bonini Maurizia e non so quanti altri organizzano questa rientro in Brasile. Io non ho ancora capito perché. Perché doveva nascere un bambino? Perché il bambino non poteva nascere in Italia? Avrebbe procurato meno problemi che nascere là. No, sono andati loro. Don Braglia disse che mi ha trovato un posto da pilota in un aerotaxi di Rio Branco. Branco nello stato dell'Acre. Facendo la breve, signor Presidente, arriviamo là. Il posto di lavoro da pilota non c'è. Ma non perché non lo puoi fare con un brevetto di secondo grado, perché non ci hanno bisogno, perché quelli sono aeroporti anche particolari, dove c'è traffici che vanno e vengono da tutto, perché siamo nell'Amazonas che confina con quattro altre nazioni, e lasci immaginare che cosa poteva succedere in quegli aeroporti. Allora devo riparare dove? Devo riparare a San Paolo. Io avevo una casa pagata 6 mesi, sa, Rio Branco. Ma chi se ne frega di 6 mesi di affitto a Rio Branco a 80.000 lire al mese? Ma chi se ne frega? E siamo andati alla Casa Azzurra. Nasce il bambino. Vado a fare la richiesta di registrazione di nascita a Jandira. Jandira non è un paese. Jandira è una città quasi. Allora faceva 100-120.000 abitanti. Una delle favelle più grosse inoltre al paese... di San Paolo, indubbiamente, collegato con tutto, e c'era di tutto, e nessuno soffriva la fame, nessuno aveva carenza di soldi, perché io in Brasile, quando sono tornato, avevo 30 milioni in tasca, più tutti quelli che aveva mia madre da parte. Vado e dico, io devo pilotare qua, non torno indietro, cosa devo fare? Vado io, e riesco a fare il brevetto brasiliano. Riesco a fare il brevetto brasiliano con un altro escamotage. Sono ritornato con la parola. Uno shot, una certificazione e sono a posto. Allora, Bellini, le voglio dire una cosa, un consiglio che dovrebbero dare i suoi avvocati. Lei sta raccontando di aver imbrogliato tutta la vita. Sì. Perché proprio in questo momento quante dovrebbe vite? Dire la verità? Comandi? Se lei sta raccontando di aver imbrogliato tutta la vita, tutto il mondo, perché dovrebbe dire la verità? No, io non ho imbrogliato tutto il mondo, signor Presidente, io non ho detto che ho imbrogliato il mondo, io ho detto che ho vissuto così per delle motivazioni ben precise, cioè, con delle motivazioni ben precise. Le motivazioni sono ben precise. Però oggettivo è quello, che lei ha detto bugie a tutti. Ma io scappavo. In 40 anni. Certo, lei scappava, aveva le sue ragioni. Però non mi può dire che adesso, siccome per 40 anni ha detto bugie, adesso dice la verità. La collaborazione che io ho fatto nel 99 non vale niente. Quelle erano gli scontrate. Beh, ma io al di là di quello non ho nient'altro da dire di grosso che possa essere
di reati, di altre cose. La strage di Bologna a me proprio non c'entra niente. L'avrei detto allora, mi perdoni, qui dicono ma chi mi fa la strage ha paura di dire, ma paura di che? Che c'ho una lista dietro che ho mucchiato una squadra di calcio. Abbia pazienza, signor Presidente. Questo lo sappiamo, lo sa che lo sappiamo. È certo che lo sapete, l'ho confessato io. Beh, poi il resto, signor Presidente, non voglio tediare nessuno. Faremo degli interventi mirati di dichiarazione. Perfetto. La ringrazio, molto gentile. Grazie. Grazie a lei. Buona serata. Per la registrazione, ho sentito bene, perché è stato ripetuto due volte all'inizio della dichiarazione spontanea, il fratello Calvi, ho sentito, era il saluto. Fratello Calvi, cioè Roberto Calvi. Roberto Calvi. Ecco. Il fratello Calvi, tengo a precisare, Presidente, nell'esame di Maurizio Bonini fa riferimento a questo incontro come successivo all'uscita dalle funzioni del dottor Bevilacqua. Va bene, allora vediamo un po' di andare Presidente, scusi, alle produzioni. No, ecco, io queste due note, annotazioni del uno del Ministero di Grazia e Giustizia in data 26 luglio 83 e l'altra è una nota della Questura di Perugia che prima avevamo esibito e avevamo messo a disposizione della difesa. La difesa Bellini dice che non ci sono problemi nella produzione, quindi adesso io ve le rimetto. Va bene.